Una ave a tutti i legionari e barbarossoni non iscritti, io sono Alessio PCM, vi do il bentornato su Rimworld con i nostri coloni di Nova Roma. Nello scorso episodio abbiamo ricevuto un attacco così particolare, possiamo dire, e in questo episodio non so bene quando, probabilmente ci muoveremo i primi passi verso l'esterno. Ma senza ulteriori esitazioni direi che ci possiamo tranquillamente buttare in partita. Tra l'altro, Servia non è che stia tanto bene, povera ragazza. Come mai ti senti così depressa? Perché non abbiamo un augure? Perché sei stata insultata giustamente 31 volte da... No, scusate, 9 volte da Green. Ok, ci può stare. Senti. Costruiscimi questo, così vi fate una bella festa e anche tu sei un po' più contenta. Settimius, cosa stai facendo? Stockpile. Ok, tu stai raccogliendo quello, quindi va benissimo così. Che viriato hai letto? Oh, viriato. Viriato, non scherzare. Ma è una pausa, qualcosa? No, semplicemente ha deciso di andare lì. E noi abbiamo un raid, giustamente. Dobbiamo ampliare le difese di Nova Roma. Tra l'altro questa qua ha un bel fucile a canne mozze. Fantastico, fantastico. Più che altro perché non danno chissà quanto cover questi. 50%. 50%, sì. Decisamente non il top. Settimius, non so cosa stai facendo, ma smetti di farlo. Servia, dove diavolo è? Ma t'avevo detto di far questo? Ah, non hai acciaio. Maledizione. Vabbè, ma va... Come si chiama questa ragazza? Vasilisa. Molto, molto sovietico, sta cazzeggiando, quindi non un grandissimo problema, voglio dire. Puoi tranquillamente lavorare qui per ora. Ma non andare troppo lontana. Male, male. Servia ha una crisi per quanto riguarda il credo. Settimius. Lo so che non è, forse non è il momento, ma avrei bisogno che... Non può andare da Sir. Ah, maledizione, non può farlo perché ormai Servia è per i fatti suoi. Male, 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 male. E allora rimane in posizione difensiva e a questo punto ci tocca armare gli schiavi. A questo punto mi tocca armare gli schiavi sperando che non facciano i matti. Non t'azzardare, eh. Ok, la ragazza sta attaccando, me la son persa. Dov'è? Qua, ok. Beh, buono che gli schiavi comunque combattono con noi. Viriato. Fai il giro, cerca di accerchiarla. Mamma mia. Arminius l'ha uccisa. Bravo. Bel colpo. Bel colpo davvero, abbiamo una nuova arma. Carissimo ragazzo. Non è che ti dispiace droppare questa? Anche tu. Bravi. E le portate anche via. Facciamo, eh. Perché sennò si rovinano queste armi. Mi dispiace per Servia, poverina, che si è chiusa in stanza. Ah, tra l'altro aver messo questo ci permette di avere i nostri bisogni elettrici per il momento soddisfatti. E sapete che c'è allora? Che per il momento gli faccio togliere questo qua, così poi si occuperà di fare altro. E direi che possiamo anche mettere nuove sedie. Più che altro abbiamo gli altri tavoli anche da installare. È anche vera una cosa, che potremmo smontare questi due e farne uno nuovo. Ma sì, facciamo così. Più che altro perché ce ne serve uno più grosso a sto punto con tutti i nuovi coloni, gli schiavi. Cioè gli schiavi più che altro. Ci servirà anche una copia. Tra l'altro, non è che Viriato sappia proprio costruire, però Livia sì, ora che ci penso. Ah, questo me l'ero dimenticato. Livia, Livia. Non puoi fare l'albero di Natale. Perché non puoi fare l'albero di Natale? Mannaggia. Ah, perché lo sta già facendo Settimius. Ok. Settimius non costruisce. Bah. Tra l'altro io di solito quando faccio le cacce
Cerco sempre di fare in modo di non estinguere, diciamo, le specie animali che ci sono, ma di lasciare sempre un buon rapporto maschi e femmine. In questo caso, però, non è che abbia molte opzioni. Potremmo far fuori questo asino qui, anche se non sarebbe male addomesticarlo. L'Ibex non so bene cosa sia. Ok, è questo. Allora, cacciamo anche questo. E abbiamo due prede che utilizzeremo, perché al momento la raccolta è ancora lontano. Dobbiamo assolutamente ampliare i campi. Ok, il nostro campo di riso sarà decisamente più grande. Ok, mi sa che Servia si è ripresa e questo va benissimo, così possiamo fare la festa della rinnovazione della fortuna, che decisamente ci serve. Ah, tra l'altro non avevo messo a viriato la schedule. E ora gliela metto. Ma tu stai ancora dormendo? Beh sì, ok, sono le 8 del mattino e hai scelto di utilizzare il tuo tempo libero riposandoti. Ok, ci può stare. Assolutamente. Lungi da me dirti di non farlo. E già che sei qua, facciamo che potresti anche eliminare la roba qua. No, va bene. Va bene, costruisci quello che c'è da costruire qui. Ah, ma giustamente non sta cercando. No, non è vero. Perché non sta cercando di domarli, viriato, già che c'è? Ah, perché non abbiamo un cibo adatto. Questo è interessante. Magari con delle bacche, se gli do ordine di raccoglierle. Possiamo provare. Ce ne sono anche un po' qua, ma abbastanza lontane. Forse qua ci sono delle mele che possiamo utilizzare. E qua ci sono altre bacche. Tra l'altro qua, prima o poi dovranno andare a prendermi l'acciaio. Però sapete che c'è? L'albero di Natale lo voglio... Cioè, l'albero di rinnovazione della fortuna, il Lexiano Spine... Lo voglio da questa parte. E già che ci siamo, quanto legno abbiamo? Non abbiamo abbastanza per fare il pavimento. Che odio, maledizione. Abbiamo l'acciaio per un'altra lampada? Sì, pelo, ma non so se per fare la griglia. Servia sparerà meglio per i prossimi 8 giorni. Va bene. Ah, ma quindi è anche un punto di meditazione questo qua. Questo è interessante. Allora, ho scoperto mio malgrado che non avremo abbastanza limestone per... che in realtà è questa, per fare il tavolo, quindi... niente, non possiamo per ora. Piccolo incendio nel nord, ma nulla di straordinario, fortunatamente. Qua adesso le nostre scorte di cibo sono abbastanza decenti, questo va bene, io ho ordinato di fare un po' di pasti carnivori, così non utilizziamo le bacche e spero che Viriato le utilizzerà per fare Tamecon. Gli animaletti da sopra e abbiamo il nostro raccolto di riso, bene. Ok, devo mettere a quanto pare il pen per gli animali, miscellaneus, pen marker, e me lo metti qua. Penso che così vada bene, Servia, dove sei? No, non mi sopprimere Arminio, non adesso. Che poi non mi piace il termine sopprimere, in realtà vuole scoraggiare Arminio dalla rivolta. Ci hanno provato, non è andata. Non ci credo, mancava... Oddio, ma possono attraversare il fiume? Cioè, sei serio? Quindi io pensavo di poter chiudere semplicemente qua, invece no. Va bene. Allora facciamo una cosa di questo tipo. E mi smonti allora, a sto punto, questo pezzo qua. Comunque, mamma mia ragazzi, se ne hanno di roba da fare i nostri signori qui. Timius ha organizzato una festa, bravo, busta al morale di tutti. Ok, abbiamo domato a quanto pare i due cavalli che adesso stanno venendo, anzi i tre cavalli che stanno venendo portati qua, bene. Servia molto rapidamente costruisce la fence, la staccionata, ecco, non mi veniva al momento. Nel frattempo qua sotto sto organizzando qualche altro piccolo furto, nulla di che, dai. Mi voglio portare via queste porte e questi vasi, giusto per avere roba con cui decorare là sopra. Alla fine ho deciso di metterci anche dentro l'idolo e tra l'altro ho appena spostato, in teoria, no, dovrebbero spostare la porta. Mi auguro che lo faccia a breve. Tra l'altro mi sono appena accorto che ci mancano i pascoli, scusate. Vediamo un attimo se... Ok, perfetto, riusciamo a mantenere i cavalli all'interno di questo fence e
questo va benissimo. Tra l'altro, avendo due femmine, forse riusciremo anche a raccogliere del latte. Possiamo sperare in dei piccoli, naturalmente. Se cerchiamo di addomesticarli, magari riusciremo anche a cavalcarli e utilizzarli naturalmente per trasportare le nostre merci in futuro. Questo assolutamente non ci dispiacerebbe. Guarda qua Arminius, che torna con l'opera del suo saccheggio. Bravo, bravo. Così ti voglio. Incattivito. Qua mettiamo l'altra stele. O potremmo metterle anche tutte e due. Magari una qui e una qui. Volevo metterla all'ingresso, però sì, forse è più bellina se la mettiamo qua. Le colonne d'acciaio poi le potremmo anche sostituire con quelle di marmo, volendo. Magari non tutte, ma alcune. E le nostre riserve di cibo sono anche abbastanza ottimali in questo momento. Mi chiedo banalmente cosa ci faranno con la maionese. Probabilmente potrei utilizzarla per fare dei pasti particolari. Magari per quelli buoni. E, parentesi, ma quanto ci sta mettendo il wheat a crescere? Cioè, alla faccia dei 15 giorni. Ok, qua sopra tra l'altro sto cercando di fare una sorta di linea tagliafuoco, onde evitare che un grande incendio si sviluppi qui, che non sarebbe per niente il massimo. Queste qua sono bacche, bene, sì, allora prendetemele assolutamente. Ah, non abbiamo seppellito tra l'altro la ragazza qua, che è rimasta qua. C'è anche della Gojuice. Ah, è giusto, mi sono reso conto che non gli ho ancora detto il no drugs. Non mi ricordo se la nostra cultura cosa dice per quanto riguarda le droghe, ma diciamo noi no, perché se sviluppano dipendenze non è il massimo. Non c'è scritto niente. Ok. Ma questa porta? Che ci fa una porta qui? Ok, perfetto, qua sopra abbiamo fatto e a questo punto facciamo la festa della rinnovazione della fortuna. Allora, fattori di qualità, low expectation più 15%, partecipanti 5 di 10, 60%, impressività o comunque grandiosità della stanza 44 su 120, qualità 84%, non male, non male. Dai, fate la festa ragazzi. Mi fa morire che ci sia questa musica marziale sotto. Dai, vieni Livia. Livia che si fa un po' i fatti suoi. Se lo sono mangiati l'albero. Ma perché? Ok. Va bene. È stata divertente comunque. Quindi questo gli migliora il morale per 5 giorni e va bene. C'è un Wanderer che vuole unirsi alla colonia. Va bene, lo accettiamo. Vediamo un attimo cosa sa fare. Ah, e a tempo zero accettato la nostra cultura? Va bene. Ah, che figo, ma c'è anche una percentuale di certezza religiosa. 100%. Servi è un po' in dubbio. Lui è all'82%. Ok, abbiamo trovato il nostro cuoco, penso. Ok, ho riorganizzato un po' di lavoro in modo che Pirogov si occupi soprattutto della cucina. Devo solo vedere cosa fargli fare una volta che ha finito. Cioè, probabilmente pulirà e farà queste cose qui. Potrebbe anche fare l'autore. Tra l'altro, avviriato, io ho messo come primo compito l'Handel, seguito dal Grow e il Plant Cut, seguito dalla cucina a sua volta. E dato che può far fishing, perché no? In realtà può anche andare a pescare, magari lo mettiamo come quarta opzione. Arminio invece lo pulirà, raccoglierà la roba quando ha finito e farà questi quando non ha nient'altro invece da fare. Ha un buon vestito tra l'altro il ragazzo qua. Qua fortunatamente non ho ancora tolto il pavimento, quindi posso annullare il mio ordine. E prima o poi gli farò una casetta. Naturalmente adesso non se la può permettere. Potrei farlo diventare il mio augure. Sì, però lo facciamo a fine giornata. Oh, finalmente qualcuno che pulisce, perché faceva vero schifo la nostra base. Allora, Settimius tra l'altro sta raccattando roba, ma io mi sono davvero rotto le balle di questo coso e vorrei che lo distruggesse. Ok, è finita l'ora di lavorare.
Quindi direi che possono tranquillamente far diventare Progrov come nuovo augure. Qua li regaliamo questi ruoli per ora. Ok. E voilà. Il gioco continua ad avvertire. Forse dovresti aspettare a dare questi. Cosa vedono i miei occhi? Vabbè, lasciamo stare quello che mi ricorda questo simbolo. Non guardiamo. Fate finta di niente. Comunque, una cosa è certa. Ovvero, la pagherò questa cosa. Il fatto di aver dato tutti questi ruoli subito, probabilmente. Tra l'altro, cancel. Reach Alpha. Riassicura. Ah, però dipende dal social. Eh sì, no, no, noi ho scelto uno giusto. Proviamoci. Vabbè, un minimo gliel'ha aumentata. Cos'era quel. Che succede? Hanno bisogno di un colono per creare una colonia. Quelli dell'Imperium di Nespus. Però ho bisogno dei miei, sinceramente. Quindi vediamo fra un po', sinceramente. Ho detto due volte sinceramente, però vabbè. Ah, giusto, potrei far diventare lui uno Yeomen, ora che ci penso. Sì, stasera lo facciamo. E abbiamo anche una quest per esplorare un laboratorio abbandonato. Va bene. No, disolato, ah, scusa. Questo cambia tutto. Non abbiamo molto cibo, tra l'altro, abbiamo solo 23 pasti, il che non è il massimo. Il fatto è che far estinguere gli alpaca forse non è l'idea migliore. No, comunque mi sa che i cavalli non danno latte. Perlomeno qui. Ok, gli sto facendo anche raccogliere un bel po' di legna per poter fare poi un'altra casa, dato che il nostro insediamento si sta ampliando, e vediamo di distruggere finalmente sto coso. Questa è la volta buona per Settimius. Ah, tra l'altro, tu sai sparare. Più o meno, lo facciamo qui. Armo anche te. E dai un attimo una mano, se non ti dispiace. Arminio che passa davanti, come se nulla fosse. Oh, ce l'abbiamo fatta. Bravi ragazzi, ora distruggetemi questo. Comunque un fucile a pompa, quello che gli ho dato. E in realtà preferirei allora che avesse la pistola. Ok. E torno a fare quello che dovevi fare. Ah, c'è un tempo naturalmente di refresh per le varie cose. Questa qua è la missione per trovare la navicella, penso. Sì, ok. È un passaggio per tornarsene da dove siamo venuti, ma non è quello che vogliamo, quindi lasciamo stare per ora. Ebbene, qua hanno riparato tutto e l'hanno anche migliorato. Va bene, va bene. Abbiamo un sacco di sarcofagi, speriamo che non ci servano naturalmente. E qua abbiamo un nuovo tavolo. Tavolo di legno, banale banale, però così sia. Ah, bene, serve che non aveva da fare, si era messa a pescare. Cosa diavolo è questo animale? È un riccio, ma che carina. Ah, il Gojuice hanno deciso di lasciarlo marcire, così come lei del resto. La vogliamo seppellire? Però le tombe dei nostri nemici non le voglio vicino a quelle dei nostri, quindi. Facciamo magari un cimitero da questa parte. Per i nemici. Oddio, è anche abbastanza tardi, per farlo. Lasciamo stare. Olè, e un po' di risorse. Livia ha provato a convertire Arminius alla sua ideologia. E la resistenza è caduta. Brava Livia. E ora, che facciamo? Non aumentiamo quello che vuole il nostro Septimius, il nostro leader, il nostro primo triumviro, anzi, facciamolo. La miseria, quanti ospiti. Con tutte le guardie del corpo. Allucinante. Settimius, vai.
E andate tutti, naturalmente. Partecipanti 5 di 17 in prossimità della stanza. Beh, immagino che andiate di lì, no? Non lo fate qua. Ah, no, lo fate qui. Perfetto. Non la migliore stanza, però. Pace. Dio. Fantastico, fantastico. Non erano tantissimi, quindi è stata una cerimonia come 47% della qualità. Normale. Bene, adesso lui ha il titolo di Yeomen, primo livello di potere psichico. Per poterlo utilizzare deve meditare. Gli effetti della meditazione sono aumentati se la persona può concentrarsi su un oggetto specifico mentre medita. Differenti persone sono in grado di concentrarsi su oggetti diversi, dipende dalla backstory della persona. Gli psycaster con titoli reali meditano sul trono. Quelli con l'infanzia tribale meditano agli alberi dell'anima o a altari naturali. Gli asceti alle pareti. Quelli psicopatici alle tombe, idealmente quella di un amato. E puoi anche vedere qualcuno. No, aspetta, puoi vedere il focus guardando l'info card con il titolo di Yeomen non può essere ereditato. Va bene. Permits, no. Stats. Ah, quindi questi sono i gradi. Bello, Yeomen si prende 6 di onore comunque, che non è malvagio. Poi c'è accolito, cavaliere, pretore, barone e conte. Altri titoli sono Duca, Console, Stellarca e Imperatore, la miseria. Va bene. Il fatto è che non trovo sinceramente dove mi dice dove preferisce meditare, ragazzo. Quindi, boh. Io magari gli do, dato il suo ruolo, gli do un'ora in più di ricreazione, diciamo, al mattino, così ha un'oretta per meditare. Boom, e sono volati via. Fantastico. Davvero fantastico. Ok, ho dato l'ordine di costruzione per la seconda casa. Cioè, per la quarta casa, scusate, del nostro villaggio, dove naturalmente sarà Pirogov, che non ho ancora rinominato, ora che ci penso. Ilia Pirogov. Siamo pieni di donne a questa parte. No, è un uomo. Vi giuro, io ho letto Ilia, ho detto, è una lei. Invece no. Ok. Allora, per come appare, e dato che l'abbiamo anche fatto augure, lui sarà Marco Aurelio, assolutamente. Social bio. Aurelio. Anzi, Aurelius. Marcus e Arcus, buonanotte. Ah, ma questo è il soprannome. Aspetta. Ilia Perigov. Posso modificare solo il soprannome? Con questo lo caccio. Mi sa di sì. Posso solo dargli un soprannome a quanto pare. Quindi, e sia, Aurelius. Ah! E no, vedi che ha bisogno di un meditation spot? Ah no, sta meditando alla stele. E allora? Di che ti lamenti? Tra l'altro, gli sto facendo prendere ancora un po' di legna. Per il semplice fatto che penso che ci potrebbe servire a questo punto cominciare a fare un po' di difese. E direi di farle magari in quattro punti: una qua, due barricate dietro cui i nostri si possano coprire per difendere Nuova Roma. Fare delle mura sarebbe buono, però servono davvero tante risorse per fare una cosa del genere e al momento non ne abbiamo la capacità. Tra l'altro sto dando ordine di smantellare quello che c'è qua sotto e qua probabilmente abbiamo qualcosa di interessante di meccanoide, ma anche qua sopra potrebbe essere. C'è da starci attenti, perché quando si aprono comunque è un casino, si rischia che dentro ci sia la qualunque, nemici ben potenti che possono fare gravi danni. L'ho risolta molto semplice alla fine per quanto riguarda il meditation spot. Ovvero l'ho fatto davanti al letto di Settinius, proprio banale banale. E va bene, va bene. Assegniamo questo letto a Aurelius e voilà, anche lui ha la sua stanza. Potrebbe
potremmo cominciare a decorarla fra un pochino, ma prima dobbiamo occuparci magari di qualche altra cosa. Allora, una cosa che vorrei cominciare a fare prima che di terminare questo episodio è... Allora, una in realtà è completamente scorrelata perché voglio fare in modo che la strada, perlomeno qua, sia un po' più dritta e arrivi fino a qui. Perfetto. Vorrei anche che la strada facesse lo stesso da questa parte. Ah, tra l'altro andrei sopra un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano, ma è il campo di grano, maledizione. Ok, non importa. No, perché mi hai fatto quello? Cancella tutto, cancella tutto. Vorrei che mi spostaste questi sassi. Perfetto. La zona di scarica me la espandi e me la espandi da questa parte. Mi liberate un po' di spazio qua, dato che sarà in questa direzione che ci andremo a muovere. Ok. E mi riduci un pelo la zona con tutta questa roba che deve essere spostata di là. Poi, ora, passando a cose più serie, vorrei un attimo cominciare a prepararmi per quanto riguarda le difese. E oltre a quello vorrei anche fare una spedizione, come detto all'inizio dell'episodio. Se solo vi ricordassi maledizione, eccolo qua. Caravan Hitching Spot. Ok, questo qua è il punto per la creazione delle carovane. Perfetto. Quindi cominciamo a farlo, andiamo sul mondo. Vogliamo andare qua, al farming worksite, dove ci lavorano due persone, ci sono 330 noccioline, che facciamo? Le lasciamo lì. Formiamo quindi una bella carovana, con lo scopo di andare lì, che ha lo scopo di andare lì, e ci portiamo Settimius e Aurelius. Per quanto riguarda le provviste di viaggio, ce ne ha già messo un po' in automatico, io ridurrei le medicine, ma anche i pasti in realtà. Secondo me per due giorni sono più che sufficienti. Ci portiamo tra l'altro i cavalli, tanto non penso che gli altri servano, così quando arriviamo là vediamo di smontare tutto quello che c'è. Perfetto, cominciamo quindi a spedire i ragazzi qua, ci ributtiamo nel nostro mondo nel frattempo e cominciamo a preparare anche le difese, come detto. Security. Allora, vorrei una bella barricata da questa parte. Ok. 3 per 3, perfetto. Mi vai a togliere questo. Sì, beh, in realtà vorrei che fosse chiuso anche qui. Ok. Facciamo la stessa cosa da questa parte, cercando in questo caso di non andare sopra il fango, perché sennò è un macello. Ok, facciamo così anche di qua, con una chiusura da questa parte per quanto riguarda la strada. E poi abbiamo bisogno di delle difese a nord. Ok, a nord in realtà potremmo utilizzare questa a mo' di casamatta, o comunque utilizzarne il profilo per fare una zona difensiva di questo tipo. Ok, e fare lo stesso magari da questa parte, una zona difensiva tipo qua. Ok. Naturalmente avremo bisogno di tanta legna per fare tutto questo, però ha senso. Qua facciamo invece una bella barricata qui. O la facciamo oltre questo? Non lo so, sinceramente. Vabbè, a sud ci pensiamo adesso con calma. Un'altra che dobbiamo fare è andare ad ampliare qua il nostro pascolo. Facciamo in modo che vada lungo tutta la costa. Perfetto. Lo ampliamo anche da questa parte. E voilà. Molto figa comunque questa barricata. L'unica cosa che un po' mi dispiace è che non si possa mettere tipo il passaggio. Ah, e tra l'altro un'altra che devo vedere di capire è se gli schiavi vale la pena armarli o se si aumenta il rischio di rivolta. Sinceramente non lo so, andrò a controllare magari nella wiki per vedere un pochino. Tra l'altro qua avevo idea di fare una pala eolica, se ben vi ricordate, ma ho cambiato idea, sinceramente. Una cosa che però invece potrebbe essere utile è magari andare ad ampliare lo spazio della stanza da pranzo, dato che qua dentro ci dovranno essere a una certa anche un po' di attività, un po' di svaghi per la nostra popolazione. Da questa parte invece potrei aumentare la grandezza delle baracche degli schiavi. E la carovana tra l'altro è arrivata, quindi vediamo di andarci anche noi. Zoom in. Ok, dove sono Settimius e Aurelius? Sono qua sopra.
Combat Command cosa fa? Aumenta la capacità di combattimento, che non mi sembra una brutta idea, quindi facciamolo. Cominciate ad avvicinarvi da nord, prendete copertura qua sopra e vediamo di liberarci di questi ragazzi qua. Precisiamo un po', cos'è sta roba? Ma ci sono anche le piante. Però se faccio cut semplicemente non ci sarebbe niente di speciale, va bene, va bene. Adesso vediamo un attimo come organizzarci. Questi qua non hanno, non si sono ancora decisi ad attaccare? No, ok, allora facciamo che voi vi spostate qua. Più che altro non so se questi come sono armati. Ok, non sono armati con armi a distanza, quindi dobbiamo semplicemente sparargli come dei matti. Amitrobe e Wolf. Sparate, ragazzi! Bravo, Settimius, bravo. Ok, uno è andato. Questa roba ce la portiamo naturalmente a casa. Wolf, pensa di venire da questa parte? Sì, eccola. Ripiegare. Aia. Una coltellata se l'hai dovuta prendere per forza. Ah, però nulla di che, nulla di che. Ok, tra l'altro c'è un'alpa che è impazzito. Da che parte? Qua da noi? O di là? Di qua, ok. Potremmo fare che se ne occupa Servia. Il fatto è che da sola non è che abbia sta grande capacità. Arminius, vammi a prendere il fucile e vedi anche tu di fare qualcosa. Il problema di tutto questo è che doversela giostrare in due mappe diverse non è il massimo. Ok, Arminio, vai. Brava Servia, bravissima. Aia. È matto, sì. Corri, corri Servia. Bravo Arminius, bravissimo. Quanto è ferita la ragazza? È andata bene, non particolarmente. Arminius, vedi di lasciare giù l'arma. Ah, vediamo un attimo se nei bisogni cambia qualcosa. C'è piccato nella condizione di schiavo. Suppression. Suppression rate. No, non mi sembra che vada a cambiare qualcosa. Il fatto è che se si ribellano e sono armati è una cosa. Se non sono armati, già, si può pensare di fare qualcosa. Allora, Arminius, di portarmi via l'alpaca. Ok, tuttavia io direi che per questo episodio ci possiamo anche accontentare e vedremo nel prossimo episodio di raccattare un po' i frutti del nostro saccheggio e tornarcene a casa. Io come sempre mi auguro che l'episodio vi sia piaciuto e voglio naturalmente ringraziare il mio primo abbonato, ovvero Edoardo, che ha scelto di supportare questa meravigliosa avventura sul canale. Naturalmente ringrazio anche tutti gli iscritti che non sono ancora abbonati. Se volete supportare la campagna, mi raccomando, lasciate qua sotto un bel mi piace e una condivisione e non perdetevi il prossimo episodio di questa campagna su Rimworld. Allora, a tutti i legionari e a presto!